Buonasera, buonasera a tutti. Qua mi fanno i stelletti, come sciogliervi. Sono felicissima, oggi è lunedì, prima del Why Not Contest, nostro abituale appuntamento del lunedì, c'è invece questo bellissimo appuntamento dedicato alla salute, al benessere psicologico, alla salute e benessere psicologico. Siamo felici, ovviamente il Capri è felice di ospitare ovviamente il primo evento, inaugurare diciamo questa settimana del benessere psicologico, e stasera approfondiremo questo argomento insieme a due giovani e splendidi psicologi. Beh, sono stata felice di vederli perché ero già in ansia, ecco, a proposito di ansia, mi aspettavo, sai, non lo so, un po' inquietanti, vecchi, quelle immagini proprio da... Invece no, sono giovani, belli e pimpanti, e quindi ci spiegheranno un po' meglio, no? Approfondiremo insieme a Vito Lupo, dottor Vito Lupo, e la dottoressa Loredana Otranto. Cosa è questa settimana del benessere psicologico? Da dove inizio? Con chi me lo vuole dire? Inizia Loredana. Facciamo ancora un po' i galanti, quindi... il collega mi ha gentilmente ceduto la parola. Io introduco con poche parole che cos'è la settimana del benessere psicologico. La settimana del benessere psicologico è un'iniziativa promossa dall'Ordine degli Psicologi della Regione Campania in collaborazione con le città amiche del benessere. Anche il comune di Battipaglia ha aderito a questa iniziativa, per cui durante tutta la settimana ci saranno una serie di iniziative dedicate al benessere psicologico. Affronteremo varie tematiche. Questa sera, grazie anche all'ospitalità del Baccapri, parleremo di musica e psicologia, di benessere al bar, ma poi ci saranno altre iniziative durante tutta la settimana curate da altri colleghi, e quindi ci saranno tematiche inerenti alla psicologia in maniera trasversale, quindi dall'alimentazione all'apprendimento, alle patologie, alle relazioni familiari. Si copriranno una serie di tematiche di interesse psicologico. E poi abbiamo anche l'iniziativa degli studi aperti in questa settimana, di cui parlerà il mio collega. Benissimo, che bello. Allora, dottor Vito, spiegaci un po' anche di questi studi aperti. Allora, grazie al Bar Capri che per il secondo anno ci ospita. Beh, l'iniziativa degli studi aperti è molto bella, molto carina, perché praticamente offre la possibilità a tutti gli utenti di usufruire di una consulenza gratuita presso tutti gli studi privati degli psicologi che aderiscono alla settimana del benessere psicologico. Chi sono? Beh, per i presenti possono trovarli sulle brochure che abbiamo distribuito un po' all'interno del locale, oppure basta collegarsi al sito www.psicamp.it, cliccare sulle province corrispondenti e uscirà l'elenco degli psicologi aderenti in ogni provincia. Ripeto, per tutta la settimana si può usufruire di un colloquio gratuito presso gli psicologi aderenti. Bene, allora ci addentriamo subito in questo tema. La musica e il benessere, siamo nella casa della musica, per noi punto di riferimento per tutti i giovani battipagliesi e anche dei vari paesi limitrofi. Parliamo un po', quando la musica può con te far bene allo spirito? Allora, la musica aiuta lo spirito e aiuta l'anima più che lo spirito in senso generale. La scienza ormai ha dimostrato che fisicamente il nostro corpo è composto dal 60% d'acqua, però è altrettanto vero che tutta la componente spirituale, emozionale, possiamo dire metaforicamente, è composta di suono, è composta di musica, è composta di ritmo. Tant'è vero che sin dall'utero materno noi siamo abituati a sentire suoni attraverso la voce di nostra madre, per cui tutta la nostra evoluzione, sia psicofisica, quindi sia mentale che emozionale, passa attraverso la musica, attraverso i suoni, attraverso i ritmi, attraverso le frequenze musicali.
I suoni, il ritmo, la musica condizionano quindi gli stati d'animi, condizionano la mente, condizionano le emozioni. E la musica è molto importante perché può essere utile anche in psicologia per ritrovare se stessi. E quindi i psicologi, la comunità scientifica si accorta di questo e quindi utilizza la musica anche a livello scientifico e terapeutico per ritrovarsi. Quindi ci sono delle ricerche scientifiche? Sì, ormai c'è un'evidenza scientifica che, cioè, citare ogni ricerca credo che sia impossibile, a parte che non le conosco tutte, però... Posso citare un caso? Certo, fino siamo qua. Delle mucche ci hanno fatto sentire la musica di musa. Il latte sì. Aumentava la confezza. Sì, sono molte delle ricerche anche appunto, no, a livello biologico, sia sugli animali che anche sui vegetali. Sugli umani la cosa è un po' più complicata, insomma, però nonostante... È bella questa cosa. Sì, è vero. Sì. Sia sugli animali che sui vegetali si è visto che lo stimolo musicale di un certo tipo di musica, perché poi si è visto non tutti, musica classica sembra che, anche se questo forse è un po' un luogo comune, no? Sì, dipende più che altro da determinate frequenze, vibrazioni. Per forza di cose, poi la musica classica si avvicina un po' a vibrazioni, diciamo, più prevedibili, più, come posso dire, regolari, ecco, soprattutto quella antecedente al periodo romantico, insomma, adesso non andiamo nel tecnico, no? Bach, la musica classica in senso stretto. Per questo però consigliamo anche alle mamme sì, soprattutto per il bambino, perché poi il bambino in effetti nell'utero percepisce quello, la frequenza cardiaca è il ritmo, è regolare, è struttura, è equilibrio. Poi nel momento in cui nasce si trova in un ambiente sonoro, come posso dire, selvaggio, e continua a muoversi su quella struttura regolare che poi determina la formazione di schemi proprio neuronali precoci che portano poi la persona a sviluppare una sensibilità particolare verso la musica. Questo poi, il genere poi dipende da tanti altri fattori, il genere musicale preferito, però alla base c'è quello. La scelta del genere, magari uno può dire perché qualcuno ama il rock, qualcuno magari ama la musica classica e così via. Beh, oltre a queste esperienze precoci, diciamo così, poi c'è il vissuto emozionale, cioè nel senso che se io a 15 anni, per dire, ascolto un pezzo di Beethoven o un pezzo degli Iron Maiden e in quel determinato momento, in quella determinata fase della mia vita sto vivendo un periodo emozionalmente sconvolgente, è ovvio che quello lascia un'impronta, sì, lascia un segno importante. Adolescente è confusione. Adolescente è un sensation seeker, quindi cerca le cose, cerca emozioni forti, sì, è così. E attraverso la musica in generale. Sì, magari ne parliamo dopo, sì, in maniera più approfondita. Prego. Grazie Peppino. Esistono tecniche o strategie che utilizzano la musica in modo terapeutico? Assolutamente sì, per quello che abbiamo detto poc'anzi. In primis c'è la musicoterapia, che è una disciplina che utilizza proprio la musica, anzi non la musica in generale, ma proprio il suono, le frequenze, i ritmi come strumento di comunicazione non verbale per arrivare dritto alla parte interiore, all'anima, all'inconscio, insomma, come lo vogliamo chiamare. E la musica favorisce, quindi può essere utilizzata sia a livello riabilitativo che a livello terapeutico. Può favorire la comunicazione in generale, favorisce le relazioni, viene utilizzata molto anche nella motricità, quindi quando si ha un handicap, per riabilitare
alla deambulazione, per esempio, e chiaramente favorisce anche l'espressione emozionale, quindi sia emozioni positive, quindi quali la gioia, la serenità, la felicità, ma favorisce anche la canalizzazione di emozioni negative come la rabbia, la paura, che grazie alla musica possono essere meglio elaborate. Un'altra cosa da dire è che per usufruire di questa, chiamiamola tecnica, che poi parleremo più avanti col collega, non c'è bisogno neanche alle volte di una tecnica specifica, la musica aiuta di per sé, però c'è anche da dire che chiunque può usufruire della musicoterapia, anche non un addetto ai lavori, quindi non un musicista, anche una persona che non sa suonare o che non sa cantare può utilizzare questa tecnica per esprimere le proprie emozioni e per ritrovare se stesso. E quali sono gli effetti a livello neurofisiologico? Beh, gli effetti sono vari e complessi. Diciamo che la musica fa bene. Semplicemente questo è il riassunto di tutto. Proprio mentre preparavo, diciamo, questo incontro, mi sono chiesto, ma in effetti non lo so, esiste un gene della musica? Beh, sicuramente esiste, è stato scoperto, ci sta qualche studio che sta approfondendo questa cosa. Lasciamo questa domanda così, poi magari approfondirò e ve lo farò sapere l'anno prossimo. La musica come influisce? Influisce in tanti modi. Allora, innanzitutto produce un rilascio di dopamina. La dopamina, assieme ad altri neurotrasmettitori, favorisce, insomma, l'attività cerebrale, in particolare la fruizione di musica in alcune zone, soprattutto del telencefalo, quindi va a stimolare alcune facoltà cognitive come l'attenzione, la memoria e la concentrazione, e anche alcune facoltà, diciamo, più emotive come l'aspettativa, l'attesa, la sorpresa. E qui si ricollega al discorso che facevo prima del bambino nell'utero che, come posso dire, vive in un mondo di suoni ritmico, regolare, strutturato, stabile. Quindi quando poi esce fuori, cresce, si aspetta quello. Quindi c'è questa componente dell'aspettativa legata alla musica che, come posso dire, il fruitore si aspetta che ci sia una fluidità, come posso dire, un ritorno musicale, il ritorno del tema, ci siano dei modelli, come posso dire, ecco, simmetria, somiglianza tra le varie note, tra i vari giri, se vogliamo dire, il ritorno pure armonico ad un determinato accordo, ad un tono iniziale. Quindi a questo è legato l'aspetto dell'aspettativa. C'è un altro punto importante, secondo me, cioè che la musica agisce sul sistema nervoso autonomo. Il sistema nervoso autonomo, molto, molto semplicemente, è formato da sistema simpatico e parasimpatico. Il simpatico lavora di giorno, quindi ci fa stare attenti, ci fa la pressione arteriosa al giusto livello, ci fa respirare velocemente, ci fa parlare velocemente, ci fa sudare, ci fa starnutire, eccetera. Il sistema parasimpatico invece agisce soprattutto di notte, inibendo l'attività del simpatico, quindi mettendo il corpo in uno stato di distensione, di rilassamento. La musica fa lo stesso, agisce sul sistema parasimpatico, veicolando quindi le funzioni del sistema nervoso autonomo e producendo uno stato di rilassamento. Un po' come succede quando si prega, si recita il rosario, i mantra, quindi la canzone, il suonare, il fruire musica, come posso dire, dà ritmo al respiro, quale agisce sul sistema parasimpatico e produce una sensazione di distensione e di rilassamento. Cercate di essere il più chiaro possibile. Assolutamente sì, assolutamente. Ed esistono tipologie di musica più indicate per determinati quadri psicopatologici? Scusate, ma esiste pure sulla pressione sanguigna? Sì, sì. Sì, la musica agisce anche sulla pressione arteriosa, poi dipende dal tipo di musica che viene utilizzato. A proposito di questo, io ho fatto un piccolo schemino molto molto generico per far capire quale tipo di musica è indicata per riattivare alcune funzioni.
abbiamo parlato prima della musica classica, del famoso effetto Mozart, che pare agisca sul sistema intellettivo e sulla capacità di astrazione. Poi abbiamo per esempio la musica gregoriana e anche alcuni tipi di musica classica, dalle sonate di Chopin, Debussy, a Beethoven, che hanno una funzione antidepressiva e favoriscono l'introspezione. La musica rock aiuta invece a scaricare le tensioni, lo stress della giornata. Quindi ascoltiamo molta musica rock in questo il Bar Capri, voglio dire, aiuta. Anche in questo, quindi frequentate molto anche il Bar Capri. E poi abbiamo anche la musica leggera, quindi la musica pop, che può favorire la concentrazione, il far fronte a situazioni di stress e in generale a situazioni di disagio. La musica New Age con i mantra e con altri tipi di sonorità favorisce il rilassamento. Il rilassamento, la quiete, la distensione, favorisce anche gli stati meditativi. E in generale, quindi ognuno c'è musica per tutti i gusti e anche per tutte le proprie sensazioni. Esatto. E poi c'è anche un altro aspetto che mi faceva piacere citare: la musica è anche antidolorifica, nel senso che produce, il sistema nervoso produce anche le endorfine, che sono degli antidolorifici naturali, per cui allevia anche la sensazione di dolore. Mamma mia, quante cose interessanti! Da imparare, io dovrei ascoltare un po' tutti i tipi di musica da oggi in poi, perché qual è quella che aiuta ad essere più attenti? Ad essere più attenti, ma guarda, alla fine secondo me dipende dall'esperienza personale, dal gusto personale, dal temperamento e dalle proprie esperienze musicali interiorizzate, molte delle quali noi interiorizziamo senza nemmeno rendercene conto. Comunque secondo me dipende da quello, e anche a seconda del compito. Comunque la musica è un antistress, prendiamolo così. E soprattutto poi è bello, cioè la musica fa bene al musicista, favorisce i legami sociali tra i musicisti quando il legame all'interno del gruppo funziona, quando non ci sono rotture, favorisce, come posso dire, trasmette benessere a chi ascolta, il quale ascoltatore poi rimanda il feedback al musicista, quindi si crea una bella interconnessione tra il musicista, l'ascoltatore e l'ambiente circostante, e questa è una gran bella cosa da tenere presente. E quindi è tutto interconnesso, e un ambiente come questo appunto è l'esempio perfetto. Soprattutto qui, perché appunto non si fruisce solo di musica, ma anche di arte, di letteratura, arte pittorica, arte fotografica, di letteratura, di poesia, quindi tutto quello che rientra nell'ambito del divertimento, perché è importante divertirsi. Prima parlavamo di stress, lo stress è come una gocciolina che cade su una superficie ogni giorno. Allora, se non si può eliminare l'origine di questa gocciolina, la si dovrebbe asciugare ogni giorno. Molto spesso non lo facciamo. Non lo facciamo perché diciamo, vabbè, tanto che è una gocciolina, e allora si accumula e si cerca in qualche modo, chi lo fa, purtroppo sono molto pochi, di asciugarla. Chi utilizza la palestra, chi utilizza il rilassamento, chi utilizza il training autogeno, chi la mindfulness, chi... Non basta, bisogna divertirsi. Il divertimento è importante perché è una delle poche, come posso dire, tecniche per scaricare lo stress, in cui rientra la dimensione sociale, la condivisione sociale. Perché in palestra, parliamoci chiaro, si sta da soli. Sì, la partita a calcio forse, ma... è comunque fine a se stesse. Invece il divertimento, quindi la fruizione della musica in un contesto sociale, assume una valenza proprio per questo motivo, perché permette di stare in compagnia. E d'altronde, non so, sarà esperienza comune quella di aver partecipato a qualche concerto e alla fine del concerto si è
in una sorta di nebbiolina, si sta tutti felici, tutti contenti, tutti amici. Perché lì. Eh sì. Allora è una cosa giusta da fare quella sera. Quindi va meglio la musica ascoltata da casa oppure quella dal vivo? Assolutamente quella dal vivo, no? Dal vivo, sì. Dove si può condividere. Sì, dal vivo diciamo che oltre al corpo partecipa anche la dimensione sociale, non solo quella individuale. Quindi ben vengano posti come questi, ripeto, dove poi noi psicologi possiamo inserirci per promuovere il benessere e non curare una patologia. Il nostro scopo è soprattutto quello di aumentare, come posso dire, le parti sane, alimentare le parti sane e le parti buone che in ognuno di noi ci sono, tutti ce l'abbiamo, e non quello di aggiustare qualche normale rottura o qualche normale cedimento che ogni tanto può accadere. Quindi ben vengano situazioni e luoghi come questi in cui questo ci è possibile. Ma è grave quando succedono queste cose qua. È gravissimo, grave. Ragazzi, sì, è grave. Io devo che bello, sono stata felicissima di chiacchierare con voi due. Anche perché ho avuto un'altra visione dello psicologo, no? Uno che promuove, cioè gente che promuove il benessere, non stanno qui a curare i nostri. E che ti ho detto se sei di solito? No, è interessante proprio per questo. Non c'è bisogno. Vedi, non ci devo andare più, quindi questo mi sta dicendo. Vabbè, quindi domani la chiamo, visto che è il mio appuntamento settimanale. Comunque adesso invece vogliamo sapere, no? Vogliamo interagire proprio con voi che state dall'altra parte. È il momento giusto per fare le domande, per chiarirvi un attimo un'idea, non lo so, un dubbio. Quindi se volete, è solo una curiosità, stanno qui apposta. Pettino, solo tu vuoi aiutarci, tu vuoi parlare per tutti noi. Assolutamente. Ah no, qualche domanda sicuramente. Su. È un'occasione da non perdere, assolutamente. No, anche perché sennò non ce ne andiamo. Infatti siamo qua. Diciamo che il messaggio è stato lanciato, quindi la musica favorisce il benessere psicologico, quindi ascoltate musica, fate musica, perché fare musica fa bene. Aspetta che ti fa guardare, la musica classica. Sì. Ascoltate i nonni, i genitori, e poi faccio. Poi fate una famiglia, un edificio, vabbè, quella è una questione di attitudine, di inclinazione, di gusto personale, ci sono una serie di fattori. Perché non seguire le orme dei miei genitori, non posso rispondere a questa domanda? Posso fare un'ipotesi? Secondo me perché adesso la vita... Perché adesso è più complicato, c'è più caos, è tutto più veloce. La musica classica ha bisogno di ripetuti ascolti, così come altri generi tipo il jazz o il rock progressivo. Non è una musica facilmente fruibile, non è una canzoncina di 3 minuti che ti entra subito. E qui si ritorna ancora al discorso del feto materno, regolare. Invece questi generi un po' più ostici, tra virgolette, hanno bisogno di ripetuti ascolti, però ad ogni ascolto, sì, vabbè, dai, oggi è tutto veloce. Dovrebbe trasmetterla al figlio questa. Anzi, la disprezzare, bisognerebbe alimentarle queste cose. È musica dell'Ottocento, è musica vecchia, è musica delle queste cose. Ha un valore enorme. È più difficile, è più faticoso, però dà più soddisfazione secondo me. Grazie. Grazie a voi, però ricordiamo gli appuntamenti di questa settimana del benessere psicologico, così magari se avete avuto vergogna adesso di fare domande, magari andrete, che so, da qualche altra parte, lo so, Peppi ci stai tu a fare le domande, dove dateci, racconti. Sì, vi dico gli eventi che ci saranno durante questa settimana. Allora, il prossimo è 18 novembre, quindi domani alle ore 16:30 presso l'Istituto Comprensivo Fiorentino, si parlerà di amare quando il cibo risponde alla domanda d'amore. Poi abbiamo giovedì 19 novembre,
presso lo studio della dottoressa Pisecchia. Genitori oggi, quanto è difficile. Poi abbiamo un altro incontro il 19 novembre presso il centro Albatros, in cui si parlerà di sessualità e di adolescenza, una bussola per genitori ed educatori. Ancora un altro evento a cura del dottor Lupo e della collega dottoressa Di Filippo, cinema e benessere, psicometraggi, 5 pezzi facili presso lo studio del dottor Lupo in Bio Levano. E poi abbiamo ancora il 21 novembre 2014 alle ore 18:30 una conferenza che si terrà al liceo scientifico, il benessere tra i banchi, DSA, BES e autismo, quindi si parlerà di apprendimento. E poi ancora il 23 novembre 2014 alle ore 10 presso l'Istituto Comprensivo Saint-Tropez si parlerà di problematiche dell'età evolutiva e concluderemo la settimana sabato 22 saremo distrutti tutti in piscina presso il centro Balnea Sport e Wellness, in cui si parleremo di benessere psicologico e sport. Vi aspettiamo. Grazie ragazzi, grazie al dottor Guido Lupo, alla dottoressa. Grazie mille. C'è una pagina Facebook magari per i più giovani dove possiamo ricordarci gli eventi? C'è un profilo Facebook benessere psicologico Battipaglia. Grazie. Ragazzi, grazie mille, grazie ai dottori. Noi ci vediamo, anzi, proprio perché noi ci vogliamo bene, passiamo subito alla musica, buonanotte, ciao ragazzi.